vogliamo ancora riflettere su un tema che non ci garba molto, ma nella vita, vedete, bisogna spesso affrontare tematiche, realtà che nessuno mai vorrebbe affrontare. E il nostro tema è quello della sofferenza, è quello del dolore. È quello di un dolore fisico, di un dolore morale, spirituale. Nella vita ci sono tanti modi di soffrire e tanti tipi di sofferenza. E abbiamo visto come la sofferenza non solo santifica, e ci santifica se noi riusciamo a darle un senso secondo il Vangelo, secondo Gesù. Vedete, anche altri, diciamo, maestri di vita, filosofi, mi viene da citare in questo momento Buddha, ognuno ha dato la sua visione sulla sofferenza. Però solo Gesù non ha mai parlato della sofferenza, ma si è caricato delle nostre sofferenze e solo Gesù ha sofferto come Dio. Come figlio di Dio e come Dio ha sofferto così come un uomo soffre. E quindi Gesù è il nostro maestro, ma è un testimone, potremmo dire, in questo momento. E ecco perché noi, a differenza di altre volte, anche degli altri anni, in cui questo tema spesso, diciamo, è tornato, noi ci stiamo attardando, ma in maniera positiva, appunto sul Vangelo, perché Gesù lo conosci dal Vangelo, e il Vangelo non sono delle parole, dei fatti, degli avvenimenti, anche se ci sono, ma il Vangelo essenzialmente è l'Evangelio, cioè la bella notizia di Dio per il mondo, che è il figlio Gesù. L'Evangelo, il Vangelo è Gesù Cristo, il Messia, il figlio di Dio. E allora, oggi vogliamo farci aiutare dall'Evangelista Luca. Luca parla della guarigione del servo del centurione romano. Ed è una riflessione che certamente ci porta sulla qualità della fede. E questa riflessione sulla qualità della fede ci viene da un pagano. Il centurione romano non era un credente, non era un ebreo, non era nemmeno un discepolo di Gesù, era un pagano. Bene, se ricordiamo, l'Evangelista Luca ci dice che questo centurione ha un servo che ama di un particolare amore ed è gravemente ammalato. Ha saputo che Gesù è dalle sue parti e dalle parti di Cafarnao e quindi gli fa mandare a chiedere di guarirlo. E mentre Gesù si incammina per andare a casa del centurione per guarire il servo, il soldato romano gli fa dire che non è necessario che lui va a casa sua, perché lui non è degno di riceverlo sotto il proprio tetto, ma dice di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Quella preghiera, sì, che noi diciamo spesso durante l'Eucaristia: o Signore, non sono degno che tu entri nel mio tetto, che tu entri, potremmo dire, nella mia casa, ma di soltanto una parola e io sarò guarito. Ma domani continuiamo a parlare di questo e a comprendere la fede che ci deve poi aiutare ad accogliere e vivere la sofferenza. Ciao a tutti!